Anticipazioni Beautiful. Trama puntate, dal 2 al 7 gennaio 2023. Donna scoperta da Quinn. Lunedì, 2 gennaio 2023. Eric delude Donna quando le dice di voler tornare da Quinn per annunciarle di essere guarito dall'impotenza. La Fuller, nel frattempo, spiega a Shauna di essere fermamente convinta che la situazione di suo marito sia soltanto provvisoria. Brooke, Charlie e Pam continuano a parlare dell'inaffidabilità della designer. La Logan è certa che Eric l'abbia scelta solo per combattere la solitudine e, quando più tardi incontra Donna, intuisce che la sorella ha qualcosa da confidarle. Senza troppi giri di parole, Donna ammette di aver confessato a Lex i suoi sentimenti e che poi, qualcosa è successo tra loro. A Il Giardino, Hope e Finn sono ancora scioccati dal bacio che Deacon e Sheila si sono scambiati. La Carter racconta ai due una serie di bugie per fargli credere di aver trovato l'anima gemella. Eric, rincasato, porta sua moglie in camera da letto. Martedì, 3 gennaio 2023. Donna è molto triste e confessa a Brooke di essere certa che tra Eric e Quinn si sia riaccesa la passione. Intanto, il patriarca ha l'aria un po' affranta. Quinn lo abbraccia. Non vuole si senta amareggiato. L'importante è essersi riconnessi così come non accadeva da tempo. Più tardi, quando Eric va in ufficio, Quinn riceve visita da parte di Shauna. A lei spiega che non vuole arrendersi, intenzionata più che mai a superare la sua relazione clandestina con Carter e a concentrarsi su Eric, nonostante le interferenze di Brooke. Hope e Finn, di ritorno alla casa sulla scogliera, decidono di parlare ai loro rispettivi partner del bacio tra Deacon e Sheila. Steffi e Liam, basiti, pregano i due di stare alla larga dai loro genitori naturali. Deacon, intanto, si sveglia a casa della Carter e non esita a mettere quest'ultima alle strette. Cosa sta combinando? Mercoledì, 4 gennaio 2023. Sheila ammette di avere un grande progetto in mente. Vuole far fidanzare Hope e Finn in modo da allontanare per sempre i loro nemici, ovvero Liam e Steffi. Il barman, scioccato, le dà della psicopatica e si impressiona quando la donna gli mostra una fotografia ritoccata, in cui ha unito tutti in un quadretto familiare felice. Deacon la prega di non coinvolgerlo in questioni del genere, in quanto non vuole più tornare in prigione. Alla Forrester Creations, Brooke mette alle strette Eric, per sapere se ha trascorso una notte elettrizzante con Quinn. Quando scopre che non è accaduto nulla, lo invita a riconsiderare Donna. Più tardi, il Forrester è con quest'ultima alla quale confessa di aver provato forti emozioni solo con lei. Felice, la sorella di Brooke gli assicura che lo proteggerà da Quinn. Mentre parlano, l'uomo avverte di nuovo qualcosa. Giovedì, 5 gennaio 2023. Eric è in forte imbarazzo, ma Donna gli ricorda che sono stati sposati. Brooke e Katie cercano di indagare sulla situazione del patriarca, che ha delle reazioni forti quando è con la ex, cosa che non riesce ad avere con Quinn. In azienda, Paris è felice di aver fatto buona impressione su Thomas, che elogia in presenza di Zende le qualità indiscutibili della ragazza. Il Dominguez, poi, confessa al cugino di avere in mente una serata romantica da passare con la sua amata. Brooke si precipita a Villa Forrester per aprire gli occhi ad Eric. Quinn origlia la loro conversazione e sente la Logan dire al patriarca che è Donna la persona che merita di avere al proprio fianco, in quanto è riuscita a metterlo a proprio agio ed a risvegliarlo per ben due volte. Dall'alto delle scale, la Fuller ascolta visibilmente infastidita ed in procinto di lasciarsi esplodere. Venerdì, 6 gennaio 2023. Quinn confessa a Shauna che Donna sta mettendo a rischio la sua unione con Eric. La Fulton resta sconvolta dal comportamento dell'amica che è completamente fuori di sé. Donna non vuole che il suo ex si senta messo alle strette. E spiega a Brooke che non farà nulla per mettere a repentaglio la sua storia con Quinn. Entra Eric che, felice, ammette di essere guarito grazie a Donna. Katie incontra Carter al giardino e gli parla di quel che sta succedendo tra il patriarca e la sorella. Sa dei sentimenti che prova ancora per Quinn. E se Eric non la vuole più, c'è una valida chance per lui. Quinn affronta Donna, dicendo di aver scoperto cosa è successo tra lei e il Forrester, proprio mentre Brooke prega il patriarca di non rivelare alla Fuller ciò che è accaduto. Gli ricorda che la designer tende a diventare pericolosa quando viene affrontata.
Sabato, 7 gennaio 2023. Steffi propone a Liam di far fronte comune per contrastare le interferenze di Deacon e Sheila. Nel frattempo, Hope e Finn ricevono un messaggio dai loro rispettivi genitori. Felici, ammettono di voler concedere loro una opportunità di redenzione. Purtroppo, agendo in tal senso, andrebbero a scontrarsi inevitabilmente con Liam e Steffi. Proprio mentre discutono, Steffi si trova a passare di lì e resta sconvolta quando apprende che la Logan vuole incoraggiare Finn a costruire una relazione con Sheila. Furibonda, le rimprovera di voler creare scompiglio nel suo matrimonio. Finn cerca di calmarla, ma la Forrester invita la sorellastra a concentrarsi sul passato. Sheila e Deacon sono pericolosi e vanno assolutamente allontanati. In azienda, Katie incoraggia Donna ad aver fiducia in se stessa, presto riavrà Eric.